Dunque, torniamo a questa fatidica notte del 21 dicembre scorso, in cui il Consiglio Comunale ha votato appunto questi provvedimenti di bilancio, in cui salvando praticamente l'amministrazione Armelau. E torniamo a questo famoso rinvio di questo, diciamo, progetto urbanistico, questo provvedimento urbanistico, che ci sono stati due provvedimenti. Uno che praticamente è stato non è stato rinviato, è stato votato ed è stato bocciato a larghissima maggioranza, credo 18 a 1, 18 voti tutti contrari di questa relazione urbanistica. L'altro, il buon Roberto Rossi, ve li faccio sentire il suo intervento, in cui chiede che non è conoscendo, non sapeva abbastanza. Valutare questo progetto, per cui chiedo il rinvio. Allora, c'è una proposta. Abbastanza di questo provvedimento e chiede rinvio, e quindi il rinvio è stato votato, tra l'altro anche con i voti della maggioranza, tra l'altro. Allora, innanzitutto lo ripeto, l'opacità, dico opacità, ma bisogna usare qualche altro termine, della Maria Rosa Boscolo, che è uscita dall'aula, perché il progetto è di suo cognato. Ricordo sempre che, a differenza della Segantin e del Chiodoro, che sono usciti dall'aula dichiarando che, essendo che loro progettisti, si sentono in conflitto di interessi e quindi non hanno partecipato al voto. Rossi dice, lui dice che non sa niente di questo progetto, no? Progetto del cognato della Maria Rosa, la sua collega di lista, seduta di fianco, e lui dice che non sa niente. Vabbè, siamo persi, vogliamo su questo discorso qua. Invece c'è un altro fatto che siamo venuti a conoscenza dopo, e c'è questo provvedimento per quanto riguarda l'ufficio dei lavori pubblici, che manda un documento alla giunta, al segretario generale e al dirigente del settore urbanistica, settore edilizia privata, in cui dice: coordinamento attività amministrative in merito al PDC. In seguito di quanto concordato in sede congiunta in data 6/11/2023, si chiede con la presente di sospendere momentaneamente l'iter amministrativo relativo al rilascio del PDC 8/2023, protocollo eccetera eccetera, e alla relativa proposta di deliberazione consiliare numero 299/2023, al fine di armonizzare le azioni previste in esso con superiori interessi pubblici sulle aree circostanti in relazione al progetto del nuovo lungomare adriatico e della riqualificazione dell'arena per gli spettacoli all'aperto, vedi delle aree limitrofe. Ve lo metto in copia così lo potete vedere. Cioè, questo provvedimento, che è del progettista e il cognato della Maria Rosa, quelli due che dicono che vogliono bene la città, loro amano la città, amano la città, però quando c'è il progetto del cognato, la Maria Rosa esce e sta zitta. E il Roberto Rossi, a differenza dell'altro provvedimento, dice: ma io non ne sono tanto a conoscenza, rimandiamolo. E la maggioranza vota e lo fa rimandare. Ecco, allora praticamente questo documento significa che quel progetto non va bene in quel posto, perché va a ostacolare, può andare a ostacolare la realizzazione di una strada che serve ai fini pubblici, in pratica, e chiede proprio che non deve, proprio lo manda, cioè l'ingegnere Stefano Penso manda alla giunta, al segretario comunale, manda questo documento e dice: sospendilo e non portarlo in consiglio comunale. Questi non solo lo portano in consiglio comunale, ma a un certo punto, forse, non so, forse speravo che lo votassero, vista la situazione, chi chiede il rinvio? Il Roberto Rossi, che è insieme con la Maria Rosa, e che è cognata di questo qua che ha fatto il progetto. Praticamente, senza dire altro, diciamo che evidentemente per il Consiglio Comunale ci sono dei progettisti di serie A e dei progettisti di serie B. Quello che è stato bocciato è un progettista di serie B, cattivo, brutto, antipatico, bocciamolo. Quello di serie A, cognato della Maria Rosa, intanto rimandiamolo e poi vedremo. Non doveva neanche andare in Consiglio, non doveva andare neanche in Consiglio. Il sindaco ieri ha mandato un documento in cui ringrazia anche le forze di minoranza responsabili per il bene pubblico. No comment.
La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink.